Amici, oggi prepariamo un primo molto sfizioso, per cui ci servono 150 g di tagliatelle, un rotolo di pasta sfoglia già stesa, 150 ml di besciamella, 40 g di burro, un tuorlo d'uovo e 100 g di prosciutto cotto. Le dosi sono per due persone, quindi se dovete aumentare, se il numero dei vostri ospiti è maggiore, aumentate le dosi. La prima cosa da fare è ritagliare la pasta sfoglia della misura della teglia all'incirca. In questo modo. Quindi la andiamo a stendere sul fondo della teglia. Cercate di allargarla così da farla fuoriuscire dai bordi. In questo modo. Adagiamo all'interno della pasta sfoglia la pasta che noi non abbiamo cotto, perché questa è proprio pasta fresca che trovate nel banco frigo dei supermercati. Se utilizzate, è da solo 2 minuti di cottura. Se utilizzate invece della pasta che prevede un maggior tempo di cottura, sbollentatela e poi procedete come vi sto adesso dimostrando. Quindi disponiamo la pasta all'interno della teglia sulla pasta sfoglia. Iniziamo quindi a condirla. Ci servirà qualche pezzetto di burro, il prosciutto cotto, un pizzico di sale, un po' di besciamella. Aggiungiamo quindi un po' di prezzemolo tritato e ripetiamo l'operazione. Compiuta quindi anche l'ultima operazione, andremo a tagliare un altro pezzo della nostra pasta sfoglia che bucheremo al centro con una formina che preferite e l'andremo a sistemare sopra la pasta, cercando di aderire alla parte inferiore che abbiamo lasciato sotto. Spennelliamo quindi con l'uovo ed inforniamo. Inforniamo quindi per circa 25-30 minuti a 180 gradi.